09 TV. Oggi per 09 TV siamo ad Avola con l'assessore Giuseppe Morale, assessore al turismo e allo spettacolo e anche allo sport del comune di Avola, per parlare di questi due eventi che diciamo posticipano questo grande contenitore di eventi che è stato arrestato ad Avola. Non finiscono le manifestazioni, anzi Avola rilancia con due manifestazioni diciamo importanti: Motorrad BMW, questo raduno che abbraccia un po' tutta la Sicilia orientale, e Move 14, movimento, come si chiama? Move Week 2014. Perfetto. Iniziamo a parlare del primo evento delle BMW. Sì, salve a tutti innanzitutto. Devo dire che siamo reduci da un'estate avolese che abbiamo chiamato Restata d'Avola, che è un po' il marchio della nostra estate, che ha avuto grandi successi e grandi numeri. Grandi numeri sia sugli eventi enogastronomici come le sagre, sia per gli eventi culturali come il Gran Galà della Lirica, l'Arte e Cultura Music Fest. E adesso continuiamo nella logica di Avola bella da vivere 365 giorni l'anno, che è il nostro slogan che abbiamo messo anche nelle recenti di brochure turistiche, con eventi che sono finalizzati in qualche modo a destagionalizzare le presenze turistiche nel nostro territorio, nella nostra città, anche nei periodi che vanno da settembre in poi. Noi abbiamo la fortuna di avere delle condizioni climatiche eccezionali, il mare dentro la città, che è veramente una cosa un po' particolare che non tutte le città possono vantare di avere. Tangibile la prova, siamo entrambi a maniche corte. Siamo ancora abbronzatissimi peraltro, quindi abbiamo questa fortuna e noi dobbiamo, diciamo sempre che Avola deve essere la città, per anni è stata la città dalle potenzialità inespresse, noi stiamo cominciando ad esprimerle. Tra gli eventi abbiamo, domani inizierà il BMW Motorrad, un evento molto importante dove ci saranno almeno 400 motociclisti provenienti da tutta l'Italia che passeranno dalla nostra città, dal nostro territorio, per ben tre volte: il sabato domani, quindi di mattina alle 10:15, pomeriggio poi verso le 17, e ritorneranno di nuovo la domenica mattina, sempre motociclisti peraltro diversi. Sarà un'occasione per dare anche materiale informativo sulla nostra città e invitarli magari a ritornare con le rispettive famiglie. Sempre domani parte il Move Week 2014. Avola aderisce alla settimana europea dello sport. Noi pensiamo che lo sport sia salute, sia benessere, sia stare insieme e che svolga una funzione sociale molto importante. Quindi in questo momento, insieme alla Consulta e alla WISP, abbiamo pensato di dar vita a una serie di eventi che partiranno proprio domani pomeriggio a Piazza Teatro alle 17 con un flash mob e poi tutta una serie di eventi in calendario che dureranno fino al 5 ottobre con lo scopo e con l'obiettivo di promuovere lo sport in tutte le sue forme. Da passeggiate ecologiche che coinvolgeranno anche i bambini delle scuole a veri e propri tornei che si svolgeranno nelle nostre strutture sportive, quindi sarà una settimana molto movimentata e molto ricca anche all'insegna dello sport. Diciamo che in entrambe, oltre ad essere la formula della destagionalizzazione, c'è anche comunque la forma turistica, penso alle BMW, 400 motociclisti, quindi 400 famiglie che scoprono Avola passando anche da altre città importanti come Siracusa, Catania. Avola è stata scelta come percorso, è già una cosa bella. Ma è importante sfruttare il momentum, diciamo, anche per farla conoscere a chi di questi 400 motociclisti non ha mai visto Avola. Sì, dici benissimo. Avola ha una fortuna, si trova in una posizione strategica privilegiata. Avola è la porta degli iblei in qualche modo, no? Come qualcuno l'ha definita, perché effettivamente ha la fortuna di essere in qualche modo a 5 km dalla bellissima Noto e a 20 km dalla bellissima Siracusa. E Avola ha le sue peculiarità, quindi si trova in un punto particolarmente interessante, molto apprezzato dai turisti. Peraltro proprio in questi giorni abbiamo sviscerato le statistiche che provengono anche dai registri del nostro InfoPoint e anche del registro dei visitatori del teatro. Quest'anno abbiamo avuto una stagione con un'impennata veramente di turisti provenienti da ogni parte del mondo. Leggevo prima, spulciando, mi sono permesso, sì. Russia, Ungheria, ma anche Giappone, molti turisti dalla Germania, di pernottamenti e di fasce, diciamo, di ricettività turistica diverse. Sì, è proprio così. Poi fra l'altro in base ad ogni mese c'è un target di turisti diversi. Per esempio attualmente nel mese di settembre abbiamo una prevalenza soprattutto di turisti tedeschi, ma abbiamo avuto russi, abbiamo avuto cinesi, e fra l'altro nei nostri sondaggi cerchiamo anche di capire che tipo di ricettività preferiscono in qualche modo i nostri turisti. Abbiamo sia gente che ha fruito delle case vacanze, dei B&B, dei nostri hotel. Chiaramente sul piano della ricettività ancora c'è tanto da fare nel nostro territorio.
proprio, e c'è ancora tanto spazio anche per gli imprenditori che vogliono investire nel turismo, come anche i finanziamenti in questo settore. Quindi questo è anche un invito che facciamo anche a tanti giovani che sono magari in cerca di lavoro, di inventarsi un lavoro. A proposito di questo, Avola si sta preparando, abbiamo visto il nuovo materiale informativo, anche in vista forse di qualche fiera a cui il Comune ha intenzione di partecipare? Sì, ne parlavamo infatti prima anche a telecamere spente, devo dire. Avola in questi 2 anni si è organizzata. Io dico sempre che noi sul piano del turismo, dell'organizzazione turistica, eravamo a -10. Ora siamo ancora a zero, perché siamo veramente all'anno zero, perché c'è ancora tanto da fare. Abbiamo lavorato tanto, però abbiamo fatto. Diciamo che adesso abbiamo creato le condizioni e in qualche modo le condizioni minime, i requisiti, quelli essenziali, per garantire in qualche modo lo sviluppo turistico vero di questa città. Perché pensiamo che lo sviluppo di Avola, lo sviluppo economico, deve passare necessariamente dal turismo e dall'agricoltura. Noi lo dicevamo in campagna elettorale, l'abbiamo scritto nel nostro programma elettorale, ed è quello che stiamo cercando di fare. Abbiamo lavorato per la creazione di un infopoint turistico, che sembra una cosa banale, ma in realtà mancava, per anni è mancato. Quindi abbiamo un infopoint. Tra l'altro da questo infopoint sono arrivati i dati, tra l'altro. Sono arrivati i dati, quindi ci permette anche di fare una rilevazione statistica e raccogliamo anche i feedback dei nostri turisti. Ci sono turisti che per esempio quest'anno sono tornati, hanno trovato la città ancora migliorata sul piano dei servizi, hanno apprezzato il nostro lungomare, i lavori di riqualificazione che sono stati effettuati, quindi trovano la città sempre. Il fatto che vi siano dei turisti che ritornano è un dato positivo, ma raccogliamo eventualmente anche reclami, feedback negativi per cercare di migliorare la situazione. Dicevamo, ci stiamo organizzando, quindi le nuove brochure turistiche con il motto Avola bella da vivere 365 giorni l'anno, perché pensiamo che questa città sia vivibile effettivamente e abbia delle potenzialità che permettono di viverla in qualche modo, di goderla tutto l'anno. Avola, oltre ad avere uno splendido mare, ha anche quindi un clima, un microclima particolarmente favorevole, ha anche un centro storico molto bello, quindi sul piano architettonico abbiamo Liberty, tardo barocco, ma abbiamo anche un centro, come dire, una certa vivacità commerciale, che in qualche modo l'ha resa sempre pioniera all'interno della provincia, tanto già da attrarre numerose persone che vengono qui ad affollare i nostri negozi del centro storico. Avola quindi ha tante potenzialità. Adesso ci stiamo cominciando a organizzare anche per andare in qualche modo a ricercare meglio questi mercati internazionali. Quindi credo che a breve faremo una riunione con tutti gli operatori turistici per organizzarci per le fiere. Ecco, prima ne parlavamo con l'amico a telecamera spente, lo possiamo dire, ci stiamo organizzando anche già per la fiera di Berlino. Questo potrebbe essere un invito a quanti commercianti e comunque non solo titolari di strutture ricettive volessero partecipare, diciamo. Esattamente, chiaramente in questa fase, perché vedete oggi anche l'abolizione delle province, che io ritengo, una piccola nota polemica la posso anche fare, è stata una riforma che è stata fatta in modo un po' affrettato, che oggi ha lasciato i comuni un po' in difficoltà anche su tante cose, anche per quanto concerne il coordinamento su azioni che vanno fatte necessariamente in modo sinergico e integrato tra i vari comuni del comprensorio. Noi crediamo nel comprensorio e crediamo anche che, venendo a mancare oggi l'aiuto magari finanziario che può provenire dalla provincia o dalla regione, che in questo momento è un po' immobile, diciamolo pure, è immobilista almeno sul piano delle politiche turistiche, è necessario fare squadra e sinergia con gli operatori turistici, con i privati, con i commercianti. Quindi se vogliamo fare un marketing serio della nostra città, una politica di promozione vera, e alla stregua anche degli strumenti che ci sono, è necessario dar vita ad operazioni sinergiche e ad un protocollo d'intesa, che è quello che andremo a fare. Noi abbiamo lavorato sull'aggregazione, esiste una rete di imprese turistiche, Avola, Tramari e Canyon, ci sono operatori che non aderiscono a questa rete ma che comunque fanno parte del nostro territorio. Ecco, a breve faremo una riunione per organizzarci, che è importante. Adesso abbiamo creato, come dicevo prima, i prerequisiti essenziali per lo sviluppo turistico. Adesso è giunta l'ora di partire. Adesso dobbiamo correre, io dico sempre questo, perché se prima eravamo un bambino che non sapeva camminare, adesso siamo un bambino che già comincia a... Avola era così, insomma, un bambino che non sapeva camminare, ancora gattonava, adesso compie i primi passi, adesso dobbiamo iniziare anche a correre, perché la crisi ci chiede di correre. Se vogliamo dare un colpo di frusta all'economia, dobbiamo dare adesso un input maggiore, un'accelerazione maggiore alla politica che già abbiamo intrapreso.